Benvenuti nella guida alla riduzione della lunghezza del tubo idraulico e TAP Access HRD SRAM. Per l'intervento saranno necessari sia degli strumenti comuni per la manutenzione della bicicletta, sia alcuni strumenti e materiali specifici. Un elenco completo degli strumenti e materiali necessari è disponibile in descrizione. Per ulteriori informazioni consultare sram.com/service. Per la procedura di spurgo, cliccare sul link nell'angolo in alto a destra o sul link nella descrizione del video qui sotto. Rimuovere la ruota dalla bicicletta secondo le istruzioni del produttore della ruota. Evitare che il liquido per freni DOT entri in contatto con le pastiglie freno o i rotori. La contaminazione delle pastiglie freno o dei rotori potrebbe ridurre le prestazioni di frenata. Piegare il coprileva in gomma in avanti. Posizionare un panno da officina sotto il raccordo nel punto di collegamento per assorbire l'eventuale fuoriuscita di liquido per freni DOT che potrebbe verificarsi durante la disconnessione. Posizionare una chiave fissa da 10 mm sul corpo della valvola e una chiave da 8 mm sul dado di compressione per allentare e rimuovere il dado di compressione e il tubo idraulico. Per i manubri aero, rimuovere la leva freno dall'aerobar. I freni devono essere installati con il tubo idraulico correttamente cablato e fissato alla bicicletta. Per determinare dove tagliare il tubo idraulico, tenerlo nel punto di connessione lasciando una lunghezza tale da creare una leggera curva che consenta al manubrio di girare liberamente da un lato. Per i manubri aero, per determinare dove tagliare il tubo idraulico, misurare 20 mm dall'estremità dell'aerobar. Utilizzare un tagliatubi per condotti idraulici per tagliare il tubo in eccesso. Non tagliare il tubo idraulico sulla pinza freno. Una piccola quantità di liquido per freni DOT potrebbe gocciolare dal raccordo quando viene tagliato. È normale. Pulire immediatamente con acqua il fluido DOT che viene a contatto con le superfici verniciate. Tutti i freni SRAM che utilizzano un raccordo a compressione e un portagomma devono utilizzare in fase di rimontaggio un nuovo portagomma Stealth Imaging e un nuovo raccordo a compressione rosso Stealth Imaging. La fabbrica potrebbe aver installato un raccordo a compressione Stealth Imaging non rosso, in grado di funzionare perfettamente prima della disconnessione. Tuttavia, in fase di rimontaggio, è necessario installare un nuovo portagomma Stealth Imaging e un nuovo raccordo a compressione Stealth Imaging rosso. I raccordi freno assemblati con portagomma e raccordi a compressione non Stealth Imaging non funzioneranno correttamente. Applicare del grasso per freni a disco idraulici SRAM DOT alle filettature del portagomma. Utilizzare una chiave Torx T8 per avvitare il portagomma Stealth Imaging nel raccordo finché non è a filo con l'estremità. Non serrare eccessivamente il portagomma. Un serraggio eccessivo può causare danni al rivestimento del tubo idraulico. Avvitare il raccordo a compressione sul portagomma in senso antiorario finché non è leggermente più basso della portagomma. Il raccordo a compressione presenta una filettatura inversa. Applicare del grasso per freni a disco idraulici SRAM DOT al raccordo a compressione e alle filettature del dado di compressione. Installare il raccordo nel corpo della valvola avvitando a mano il dado di compressione. Utilizzare una chiave fissa da 10 mm per tenere in posizione il corpo della valvola e utilizzare una chiave per dadi svasati da 8 mm per serrare il dado di compressione a 8 Nm. Il taglio del tubo idraulico introduce dell'aria nell'impianto frenante. È necessario spurgare i freni per garantire prestazioni di frenata ottimali. Seguire la procedura di spurgo per sistemi ETAP Access HRD.